sono stati imbarcati sul traghetto Dardanelles Seaways, alla piattaforma logistica del porto di Trieste, i primi aiuti italiani per i terremotati della Turchia. L'operazione è coordinata dalla Protezione Civile Regionale per conto del Ministero dell'Interno. I container in arrivo dalle altre regioni italiane vengono orientati direttamente allo scalo, mentre gli altri aiuti su gomma vengono stoccati alla centrale operativa di Palmanova per poi essere caricati su camion adatti alla tratta Ro-Ro, che dallo scalo Giuliano partono alla volta di Mersin, vicino ad alcune delle aree più danneggiate dal sisma. Complessivamente parliamo di decine e decine di tende, centinaia di posti letto, alcune decine e decine anche qui di gruppi elettrogeni. Tra l'altro stiamo aspettando anche dalla Danieli che ha manifestato la sua volontà di darci dei gruppi elettrogeni importanti. Poi ci sono le tende, insomma complessivamente parliamo di centinaia e centinaia di attrezzature che vengono messe a disposizione. Le stiamo raccogliendo per tutta l'Italia. Per le operazioni logistiche di stoccaggio e trasporto, la Giunta regionale ha già varato uno stanziamento ad hoc di 600.000 euro. L'operazione, che prevede l'invio di 70 container e 20 semirimorchi nelle prime tre spedizioni, viene svolta in piena collaborazione con l'autorità portuale dell'Adriatico orientale e tutti gli altri operatori di banchina, a partire dalla Summer & Co. Shipping e ALA PLT Italy. Siamo stati la prima autostrada del mare che dalla Turchia è venuta verso l'Europa e quindi ci sono 15 toccate settimanali a tutti gli operatori, oltre ad essere attivati da parte dell'autorità di sistema portuale. Devo dire che come un solo uomo tutti si sono adoperati, da Summer, dal Molo Quinto, Molo Sesto, i terminalisti, di FDS, e soprattutto adesso stiamo operando dalla piattaforma logistica, dove evidentemente oggi, domenica e martedì ci saranno le prime partenze e poi proseguiranno nel tempo a mano che le regioni manderanno alla Protezione Civile e direttamente al porto gli aiuti.